La differenza fra la Juve e le altre 19 squadre di Serie A, perché se le altre 19 squadre di Serie A finivano la stagione come l'ha finita la Juve, con la finale di Coppa Italia, con la qualificazione in Champions, terzo o quarto posto, qualificazione alla prossima Coppa America, qualificazione alla prossima Supercoppa Italiana, per le altre 19 squadre, per chi più, per chi meno, sarebbe stata una stagione positiva. Essendo che siamo la Juve, anche vincendo la Coppa Italia sarebbe una stagione sufficiente, se non una stagione pessima. Questa è la differenza fra noi Juventini, noi Juventus e le altre 19 squadre. Questa qui è la stagione peggiore, la nostra peggiore stagione per alcune squadre di Serie A, è la loro migliore stagione. E allora si deve ripartire. Ma prima di tutto voi iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non vi perdete niente e continuate a supportarci con mi piace, commenti e iscrizioni. Per voi è tutto, grazie, ma per noi è fondamentale perché ci fa crescere come canale e soprattutto possiamo portare nuovi format, nuovi contenuti, ma soprattutto ospiti. Abbiamo anche un secondo canale di Quanti Vuoi che parliamo di tutto, tranne che di calcio, e abbiamo anche dei canali social, tutto quello che creiamo è creato da noi. E allora, quando io dico che è il momento di cambiare, è giusto che Giuntoli, che da secondo me Giuntoli, dal giorno 1 di giugno sarà giudicato, perché quest'anno va tutto bene, essendo che il primo anno si deve abituare, si è trovato un allenatore che non voleva, si è trovato un mercato che non ha potuto fare, ma dal primo giugno, con i soldi della Champions, fra gli 80 e 100 milioni che arrivano dalla Champions, fra i soldi della Coppa America, no, scusate, della Coppa del Mondo per club, fra i 20 e i 50, quelli di Supercoppa, qualche cessione, vediamo chi verrà ceduto, qualche big o qualche giovane di prospettiva, ci sarà un budget, arriveranno i suoi uomini di fiducia, dal giorno 1 Giuntoli sarà giudicato. E quando io ho detto che un conto è essere direttore sportivo di un'altra squadra, un conto essere direttore della Juve, perché la peggiore stagione della Juve per gli altri club è la migliore stagione, è giusto che Giuntoli vada in guerra con gli uomini suoi, con gli uomini suoi di fiducia, è giusto che vada in guerra con l'allenatore scelto da lui, perché come ho detto che dal 1º giugno Giuntoli sarà giudicato. E coloro che oggi sono gli Allegri out, il prossimo anno, quando Allegri andrà via, perché per me Allegri al 100% andrà via, e per me sarà comunicato dopo la finale di Coppa Italia, non penso che ci sarà questa pagliacciata che si arriverà dopo la partita col Monza, che lì ci sarà la nota ufficiale per me. Essendo che la stagione della Juve si chiude ufficialmente mercoledì sera, o si vinca o si perda, la stagione della Juve si chiude mercoledì, perché poi le due partite contro Bologna e Monza contano poco. Poi o arrivi terzo o arrivi quarto, forse conta per quanto guadagni, per il ranking, però alla fine ai giocatori, all'allenatore, o arrivare terzo o arrivare quarto conta davvero poco. Però è il momento delle scelte forti, è il momento di decidere, è il momento che Giuntoli faccia il Giuntoli, faccia l'uomo che è stato preso per decidere. Ci vuole una rivoluzione vera, perché signori miei, l'allenatore ha tutte le colpe possibili, in questi 3 anni non c'è stato gioco, in questi 3 anni non si è costruito niente, però i giocatori scendono in campo contro la Salernitana, una delle squadre peggiori della Serie A, che può battere il record negativo di punti fatti del Pescara, che mi sembra che sono 18 i punti totali fatti al Pescara in Serie A. Questa Salernitana può battere quel record negativo. I giocatori scesi in campo non mettono tutto, una partita che valeva tanto. E a me che Rabiot vada e mi dica quelle cose in conferenza stampa, non mi cambia niente, perché la colpa è pure la loro. La colpa, qual è il problema? Che i giocatori in scadenza non sanno se restano o non restano alla Juve. L'hanno dimostrato che sono da Juve.
o quelle che vanno a bossare cassa che, non, che per il rinnovo vogliono 4 milioni, gliel'hanno dimostrato che, voglio, che valgono 4 milioni. Spiegatemi. O siamo tutti bravi a bossare cassa, andare a cercare soldi, però sul campo non gli dimostriamo che 4 milioni che vogliamo. Rabiot deve aspettare l'ultima giornata e decidere se restare o non restare. Basta! Lo scorso anno c'era un problema. Non sapevamo che coppia facevamo, non potevamo fare mercato. Se partiva Rabiot si doveva andare a prendere un centrocampista e mi va bene tutto. E mi va bene tutto. Ma Rabiot deve decidere entro la fine del campionato se restare o non restare. Che arriviamo fino a giugno, non mi sta più bene. Non mi sta più bene. E da oggi, in questi 3 giorni, si deve preparare una finale di Coppa Italia. E se chi? E facciamo che scende un marziano sulla terra. Ha visto le due partite di ieri sera. Salernitana, Juve Salernitana e Atalanta-Roma. Lo sapete cosa dice l'alieno? Che non c'è partita. Che mercoledì i giocatori della Juve non devono neanche scendere in campo. Perché se prendiamo le due partite e li confrontiamo, non c'è completamente partita. C'è una squadra che ha, non dico, ma almeno una ventina di partite in più dei giocatori della Juve che corre, che scappa. L'altra che ha avuto una settimana di tempo in tutta la stagione per preparare le partite e per riuscire a fare una preparazione fisica decente non è riuscita. Perché i giocatori dell'Atalanta corrono per 95 minuti, quelli della Juve corrono per 60, non c'è un'idea a centrocampo, non c'è niente. E allora è il momento della rivoluzione. Oltre ad Allegri, un altro po' di giocatori se ne devono andare tranquillamente. I Rabiot, gli Alexandro, i McKennie, poi chi possiamo mettere? I Milik, i Kane. Se Vlahovic vuole andare via, vada pure via Vlahovic. Chiesa vuole andare via, pure Chiesa. È il momento di mettere i giocatori che hanno fame, perché non c'entra la colpa di Allegri, che Allegri ha tutte le colpe di questo mondo. Però i giocatori sono scesi in campo e sono stati presi a pallonate dalla Salernitana, non Allegri. Allegri ha tutte le colpe del mondo, ha sbagliato le formazioni. Però i giocatori che non riescono a fare un passaggio, che sia un passaggio giusto, è un problema. Che Vlahovic si mangi 3 gol è un problema. E chi difende Vlahovic a spada tratta fa un errore, perché pure Vlahovic ha le sue colpe, pure Chiesa ha le sue colpe, pure Allegri hanno tutte le loro colpe. Oggi sono tutti responsabili. E se io fossi come loro, con la Salernitana, scusa, no, con l'Atalanta darei tutto. Ogni tanto una partita positiva si può fare. Darei il 110%, non mi risparmierei per gli europei o per la Coppa America, ma darei tutto quello che ho dentro. Perché questi tifosi che vi seguono anche nel disastro meritano rispetto e ieri non c'è stato rispetto per i tifosi. Poi che chi vuole tifare tifi, ma chi vuole fare le sceneggiate come ieri in uno stadium tutto silenzioso non mi piace, allora non si tifa più. Si tifano le proprie idee e questo altrettanto è una cosa che si deve sistemare. Dobbiamo essere tutti uniti per un unico obiettivo, il bene della Juve, società, giocatori, futuro allenatore e tifosi, tutti uniti perché si deve tornare a vincere comunque in questi 3 giorni importanti, perché è importante alzare un trofeo dopo 3 anni di nulla. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo alla prossima. Ciao! E ricordate sempre, Forza Juve!